Ben ritrovati di nuovo su Review You. Oggi vi vado a mostrare questo bollitore barra teiera che ho acquistato da Decathlon. Si tratta del bollitore Inox MH500 da 1 litro, che trovate comunque in descrizione sia il link per acquistarlo da Decathlon, ma vi lascio anche un link alternativo di un bollitore simile a questo che potete acquistare da Amazon, link in descrizione. Mi trovo comunque nella mia home gym, presto seguiranno anche alcuni video che sto preparando a tema home gym, ma partiamo subito con la recensione. Perché sono andato ad acquistare questo bollitore? Perché effettivamente quando vado magari a fare trekking o in montagna, al fiume, mi fa comodo avere un po' di acqua calda per un tè, oppure sapete, quei cibi disidratati in bustina, ci mettete dentro l'acqua calda e avete il pranzo pronto. Andiamo a vederlo un po' nel dettaglio. Qua c'è ancora l'etichetta, vi mostra che può contenere 1 litro, c'è anche scritto qua avanti. Abbiamo il beccuccio, questo gancio che serve, diciamo, per appenderlo eventualmente anche quando fate un falò, quindi potete tenerlo sospeso e avere la fiamma al di sotto. Coperchietto, si può rimuovere. Mi raccomando, quando magari lo usate su una fiamma viva, non andate a mani nude a toccarlo, sennò vi ustionate. È comodo, tra l'altro, il fatto che si può sganciare comodamente, quindi più spazio nello zaino se lo volete riporre all'interno, oppure potete anche eventualmente agganciarvelo con un moschettone al di fuori dello zaino. Adesso vi starete chiedendo, ma in termini di peso e di dimensioni come siamo messi? Ve lo vado a dire subito andando a guardare direttamente dal sito. Innanzitutto il materiale è acciaio inox 18/8 304 senza BPA, quindi non ha problemi di alterazione degli alimenti e del gusto, quindi non è assolutamente tossico, e il peso è di 340 grammi ed ha una dimensione di 10x17 cm. Ma voglio fare una misura insieme a voi, quindi ho il bilancino qua sotto, vado a posizionarlo e guardiamo insieme il peso. Anche il gancio, siamo sui 368, mi segna 368, qua vengono dichiarati 340 grammi. Adesso non so se magari è la bilancia, però differisce di poco, quindi non è neanche tanto pesante, molto probabilmente la bilancia. Vediamo, 368, la mia bilancia segna così, sul sito segna 340, quindi è un po' più pesante, non so se è perché è magari un difetto di produzione, però comunque non è troppo pesante secondo me. Le dimensioni, come vedete, sono veramente piccole, contenute. I materiali molto resistenti, potete usarlo sia su fiamma viva a legna, sia su fiamma gas, e potete, diciamo, quindi usarlo in diverse occasioni. Diciamo che io l'ho acquistato principalmente per usarlo sia sul mio fornelletto della Camping Gas, vi lascio il link in descrizione della video recensione che ho fatto, è davvero comodo, è utile, e poi anche lo metterò sul fornelletto a legna che si richiude come un libro, veramente piccolissimo, e ci mettete la legna di dentro e potete, diciamo, appoggiarlo sopra ed usarlo. Un prodotto che mi piace particolarmente. Se avete qualsiasi domanda, non esitate a pormela, e soprattutto, se vi posso dare un consiglio, io preferisco comprare comunque dei pentolami, comunque un bollitore in acciaio inox piuttosto di un alluminio, e uno in alluminio perché l'alluminio tende magari a rilasciare nel tempo un sapore un po' di metallo, diciamo, e nonostante l'alluminio ovviamente è più leggero, quindi lo svantaggio è che pesa un po' di più l'acciaio inox, però il vantaggio è che magari a livello di sapore tende a non alterare l'acqua, gli alimenti, e soprattutto anche l'alluminio con la placcatura diciamo smaltata, che pesa sempre di meno, col tempo tende magari a sgretolarsi, a rilasciare, diciamo, il materiale. Quindi lo preferisco in acciaio inox, e anche ovviamente una questione di resistenza, perché l'acciaio inox
anche su fiamma viva, secondo me è molto più resistente. Questi sono i miei piccoli consigli. Se avete voi qualche opinione, scrivetemela qui sotto, e se avete domande, ovviamente non esitate a porla. Alla prossima review.